C'è ancora una possibilità, il Bitonto può continuare a sperare pur non essendo padrone del proprio destino. La vittoria contro l'Altamura già promossa in C ha tenuto in vita i ragazzi di Loseto, reduci dalla batosta di Gravina che sembrava aver staccato definitivamente la spina di una squadra sempre più moribonda. E invece no, quella spina è ancora attaccata, la salvezza è ancora possibile. 30 punti, gli stessi del Barletta, ma con lo scontro diretto a sfavore, prima degli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Il Bitonto sarà ospite di un Casarano all'ultima spiaggia playoff, dunque un impegno difficilissimo in cui le motivazioni non mancheranno di certo. L'unico risultato concesso è la vittoria, ma potrebbe non bastare. Con i 3 punti, i neroverdi dovrebbero sperare di scavalcare una tra Barletta e Gallipoli, impegnate rispettivamente ad Angri e Martina, dovendo necessariamente rientrare allo stesso tempo nei 7 punti di distacco dal sest'ultimo posto, posizione in questo momento occupata dal Fasano, a più 8 proprio dal Bitonto. Servirà dunque che i bianchi Azzurri della Selva non battano la Paganese al Curlo. In caso di classifica avulsa con Barletta e Gallipoli, i neroverdi sarebbero in vantaggio e disputerebbero quindi addirittura i play-out da quartultimi. Le combinazioni sono tante, anche in base al risultato dei salentini a Martina. Il discorso rischierebbe di diventare cervellotico. In ogni caso, al capozza un pareggio e a maggior ragione una sconfitta costringerebbero il Bitonto a salutare la Serie D dopo 6 stagioni, a prescindere dai risultati sugli altri campi. Uno scenario concreto, ma ancora scongiurabile.